destinati in campo a accertamenti di responsabilità da parte dei nostri dirigenti, da parte dei nostri funzionari, che negli anni hanno sottratto milioni di euro a queste spese. Io ricordo che, ecco, poi se da un lato noi riscontriamo una esigenza sociale, dall'altro camminiamo senza nessuna regola, sono delle vie sbagliate, io credo che non siamo coscienti di quello che attualmente la situazione che viviamo. Io all'epoca proposi una commissione speciale di accertamento di questi debiti, che ricordo che ci trovavamo in aula un debito di 780.000 euro per un certo Valentino più altri, che praticamente aveva delle tasse in sola legge della natura della Repubblica, si sarebbe messo le mani in faccia. Però praticamente in quella circostanza, quando io proposi la commissione, per destra e sinistra convintamente mi schiacciarono, visto che la commissione non andava fatto, probabilmente perché non andavano a cercare le responsabilità. E quindi però, proprio perché credo che la persona è stata, al di là di tutto, che questo possa essere oggi menzionato, perché l'amministrazione non può continuare a funzionare solo per i livelli di voce bilancio, quando ci sono serie responsabilità da parte di chi ci ha preceduto, da ieri, non da 3 anni fa, perché non sono tutti che stanno cavando le punte di sinistra di destra. Quando si parla di responsabilità e di soldi del comune puntale, io credo che non ci sia solo le politiche, il responsabile non è questo. Ma sicuramente nel caso ci sia una responsabilità penale, un fatto di carriera, o comunque un'azione di responsabilità che paghi direttamente il successo e non l'ente e non la città, debba essere portata avanti. Altro problema, sentivo che Massimo parlava di questo contributo alla biennale, a Zama, però sì, ma abbiamo un problema con Zama. Io non credo che sia norma quella struttura, io non credo che sia nelle mani del comune quella struttura, perché mi risulta che addirittura il comune non ha le chiavi di alcuni accessi, mi risulta che gli impianti non sono a norma, mi risulta che ci sono vari problemi. Già all'epoca furono sollevati questi problemi, nessuno mai se ne è occupato. Allora voglio capire se l'ente favorisce qualche privato nella gestione di questo canma e nel qual caso gravissimo. Del guardato gravissimo e quindi di portare avanti un'azione immediata di responsabilità penale di corte delle cose, perché se noi siamo contributi non possiamo assolutamente nasconderci non vedendo quello che è palese, perché anche un bambino può accertare che quella struttura non è ancora. Altro punto su cui io interverrei e che non vedo per niente citati i problemi e i rapporti relazionali del comune. Ricordiamoci che c'è questa storia controversa del gatto che si morde la coda per quanto riguarda relazionali del comune, perché se da un lato dobbiamo lavorare, dall'altro dobbiamo avere, siamo sempre il comune, perché oggi la società è in auto e ancora oggi, come abbiamo fatto nell'altra seduta, caro sindaco, io mi impatto a chi possono esserci oggi gli abitanti privati, il problema che non ne ha.